prossima ospite parla di sport, della sinergia con Coordinamento Torino Pride. Sport, qualcosa che io e Marco non, è un'attività che non svolgiamo molto. Ringraziamo, abbiamo con noi la referente WISP Torino, Paola Voltolina. Ciao a tutti e a tutte. Ciao Ciao Paola. Alessandro. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Peccato, peccato, lo so che la comunità LGBT+, spesso non fa sport, ma è per quello che WISP, ci sta lavorando, perché noi dobbiamo far fare sport a tutti e a tutte. Ma La non è verità è che vero. Ma io faccio pallavolo comunque, io ma volevo non dirlo, ma adesso non risultati. è che. Guarda Paola, Paola. veramente io ci provo, ma non vedo i risultati, Sei sono lo io che non sport sono del buono. divano, tu. Paola, è falso quello che dici tu. Io sono il maggior rappresentante di come si coniugano i diritti e lo sport, ecco. Vattene, Lo Alessandro, so, dopo questa Alessandro. vattene. Lo so, Alessandro, lo so. Senti Paola, grazie di esserci davvero. Allora, con Paola, che è un'amica da tanto tempo, insieme non solo Paola, naturalmente, tutta la WISP Torino e la WISP regionale, sono vicine ai nostri temi e alle nostre battaglie da tantissimo tempo. Non solo la WISP come federazione, diciamo, sportiva, ma con WISP abbiamo sempre avuto un rapporto, diciamo, forse più stretto, perché l'impegno, anche dei WISP nazionale rispetto a tutto il sistema della non discriminazione all'interno diciamo, del mondo dello sport federato a WISP è sempre stato molto, molto attivo e molto alto. E nell'ultimo periodo ci sono state anche delle evoluzioni che io vorrei che Paola ci raccontasse, nel senso che esattamente come Marco, che hai sentito prima, gioca a pallavolo. E per non fare sport, Giuseppe Boncristiano se n'è andato a Madrid. Vorrei che tu ci raccontassi quali sono queste novità, questi progetti che state facendo. Sì, allora WISP, che è un ente di promozione sportiva, si occupa, è sport per tutti e ci vorrebbe anche per tutte alla fine della sigla. Chiaramente ci occupiamo di far utilizzare lo sport come mezzo per l'inclusione per tutte e per tutti. Quindi siamo vicini al vostro programma e al programma di tante altre persone discriminate. Il mondo LGBT è all'interno della nostra programmazione. Noi abbiamo un settore che si chiama proprio politiche di genere e diritti. E facciamo formazione ai nostri istruttori, alle nostre istruttrici e col Comune di Torino abbiamo fatto anche formazione alle persone che si occupano, dipendenti comunali, degli impianti sportivi e non è stato sempre semplice. Prima ho visto Christian e con lui abbiamo fatto questo grande lavoro, insomma. Spesso abbiamo avuto problemi negli impianti sportivi a far accogliere soprattutto, immaginiamo, le persone transessuali. Inoltre, come WISP, abbiamo in tutti i moduli formativi, ve l'ho detto, questa parte obbligatoria per diventare un bravo istruttore, una brava istruttrice, che ne so, di pallavolo, ma anche di qualsiasi altra disciplina, bisogna passare anche da tutta la parte anche di discriminati e di discriminate. Quindi anche le nuove cittadine, i nuovi cittadini, le persone con disabilità, insomma, tutto un mondo che non viene accolto e non si sente accolto e a proprio agio nello sport. È nato WISP Friendly in WISP Piemonte, grazie appunto anche alla presidente Patrizia Alfano e a tutto l'equipe di WISP Torino e del WISP Piemonte. È un logo, un distintivo, ve l'ho messo lì dietro, non so come farvelo vedere. Si vede, si vede. Non è solamente un adesivo, è un adesivo che noi diamo solamente in quegli impianti che hanno fatto la nostra formazione, dove siamo sicuri che le persone sono accolte con i loro tempi, con i loro modi, con la loro voglia di poter fare sport. Perché lo sport non è solo fare la partita di calcio o fare l'agonismo, ma è anche poter andare
in una piscina a nuotare, a fare nuoto libero tranquillamente. E WISP è anche l'unico ente che ha fatto il tesseramento alias. È un tesseramento importante perché consente alle persone in transizione che ancora non hanno avuto il cambio di nome sui documenti di avere l'assicurazione. Forse sembra banale, ma chi va a fare sport o entra anche in una piscina solo per farsi due bracciate, se è Paola, ma sul documento c'è ancora scritto Paolo, e succede un infortunio o qualcosa, non potrà mai avere un risarcimento. Grazie al tesseramento alias, questo è molto bello. Io vi consiglio magari di andare a vedere su qualsiasi sito della WISP e anche su YouTube c'è un video bellissimo fatto dal BACS di Bologna, che è una squadra LGBT e che ci ha aiutato a fare un video molto bello di promozione. Questa è una cosa importante perché consente alle persone di fare attività motoria. E secondo noi fare attività motoria attraverso lo sport, attraverso il giusto parlare, anche il linguaggio sessuato, tutte e tutti, spiegare chi abbiamo davanti è essenziale ed è il grande lavoro, la grande sfida che stiamo facendo. Perché sì, lo sport, per me che amo lo sport, io ho 58 anni e da quando ne avevo 6 che faccio sport, è la vita, ma nello c'è veramente anche il pe e le cose più becere vengono fuori. E noi come WISP cerchiamo di eliminarle. Mi sembra che sia un Allora, grande lavoro. abbiamo Paola una domanda per te da parte dei nostri video ascoltatori che ci chiedono, Giovanni ci chiede, secondo lei c'è ancora tanta discriminazione nel mondo dello sport? Tantissima. Io sono una donna, qua dietro c'è la Carta dei diritti delle donne, non ci sono donne ad alti poteri sportivi, le persone vengono giudicate ancora, voi immaginate, al di là del calcio, del linguaggio del calcio, ma ovunque chi fa sport non può quasi mai dire che orientamento sessuale ha, perché verrebbe discriminato, non potrebbe farlo, dovrebbe smettere. Addirittura grandi campioni che hanno fatto poi coming out consigliano di farlo alla fine della loro carriera sportiva, perché prima è pericoloso nel vero senso della parola. Quindi c'è veramente tanta discriminazione, ma perché lo sport dimostra quello che è la società. Sì, Paola, allora naturalmente sai bene che l'impegno di tutti e tutte noi è sempre molto attivo. Tu raccontavi prima della questione alias per quanto riguarda il discorso dell'assicurazione e per quanto sia importante l'impegno che voi ci mettete. Comunque viviamo in un contesto che è un contesto drammatico. Allora, oggi probabilmente, purtroppo oggi abbiamo anche ricevuto questa notizia poco bella, ecco, diciamo dell'incidente di Alex Zanardi, però anche grazie a figure come la sua, che purtroppo ha avuto un incidente, piuttosto che come Bebe Vio, no? E tutta l'attività che lei ha fatto rispetto al suo fare coming out in qualche modo, Certo. forse un pochino hanno migliorato. Il punto è che, così come ci siamo detti tante volte, i vertici sono ancora. Adesso non voglio usare termini offensivi, ma siamo a livello di quasi Neanderthal, nel senso che io non potrò mai dimenticarmi le parole del presidente della Federazione Gioco Calcio quando commentava la nazionale italiana femminile di calcio, no? Cioè, quelle robe lì sono incredibili se ci pensi oggi, con il lavoro peraltro che è stato fatto. Si può fare una domanda in questo senso? Dobbiamo sempre necessariamente aspettare che alcune persone vadano in pensione pensando che la pensione arrivi il prima possibile? Oppure si possono fare ancora delle cose?
Alessandro, allora vabbè, quella persona che ha dato per esempio delle donne come handicappate o che ha detto che a Balotelli gli bisognava tirare la banana perché era una scimmia, è stato rinnovato nel suo incarico. Bene. Quindi difficile, quindi difficile, tanto scandalo, ma poi i vertici sono quelli. È chiaro che adesso c'è il politicamente corretto, quindi stanno molto attenti. Però se poi gli facciamo le interviste, su Report era venuta fuori un'intervista dove, per esempio, parlo del calcio perché è lo sport che più guardiamo tutte e tutti, si dice che assolutamente no, non ci sono. Non c'è nessun omosessuale. Le lesbiche vanno già un po' meglio perché probabilmente essendo più mascoline giocano meglio a calcio, quindi siamo ancora proprio a questi livelli. Le persone difficilmente andranno in pensione, ma bisognerà che tutti e tutte noi non permettiamo più questo. Bisogna denunciare. La WISP ha questo compito, denunciare. Voi immaginate che ancora l'altro giorno c'è stata un'iscrizione a una gara di atletica e il premio femminile della stessa gara, degli stessi chilometri di corsa, era inferiore confronto a quello degli uomini. Bisogna denunciare subito, perché è proprio questo, cioè lo sport è un grande mezzo. Partiamo pure dal basso, non è vero che dobbiamo sempre buttare giù il vertice. Ci sono tanti enti di promozione sportiva, tante società sportive, tanti atleti e tante atlete che fanno tanto, ma è anche le persone che non vogliono avvicinarsi allo sport che devono fare, devono denunciare che non si sentono a proprio agio. Io quando ho iniziato a collaborare con voi mi ricordo che tanti ragazzi, soprattutto, mi dicevano ho smesso di fare sport già alle medie, non mi sentivo a mio agio. Io che amo lo sport, lo trovo una cosa pazzesca per il mio lavoro. Bisogna lottare e insegnare ai più giovani, perché allora io ho 58 anni, se parlo solo io e parliamo solo noi, lo stiamo facendo. Per questo che bisogna formare dai bambini in avanti. Assolutamente sì, Paola. E ripeto, io, come dicevamo, ho iniziato quest'anno a giocare a pallavolo e all'interno della squadra, appunto, c'è stato uno spirito di inclusione e di approccio anche alla cultura delle differenze bellissimo. Quindi rinnovo per chi magari ha magari 30, 40 anni e vuole rimettersi in gioco, fare uno sport, soprattutto uno sport di squadra, è secondo me una cosa bellissima. Quindi non abbiate paura, non ci sono età per fare sport, e quindi andate, Assolutamente. buttatevi. Bene, grazie Grazie. Paola. Grazie Paola. Il lavoro è tanto e bisogna continuare a farlo cercando sempre più alleati possibili. Quindi, insomma, grazie per quello che fate, per quello che avete fatto fino adesso e quello che farete, soprattutto perché il lavoro è lungo, non potete tirarvi indietro. E Assolutamente no. Patrizia, che oggi è la presidente regionale di WISP, sa E bene che ci sta quanto lavoro. guardando, Lo so, l'ho vista, sa bene quanto lavoro ci sia ancora da fare. Quindi, grazie mille, Paola. ciao Paola. Grazie, grazie a voi. Grazie, Un bacio e buon grazie per essere stata con Pride. noi. Buon Pride Grazie. anche a te, ciao.